Ceno Game ci porta in una nuova dimensione. Con passione e coraggio siamo pronti a brillare. E Studio 7 TV ci guida ad ogni passo, ad ogni sfida da affrontare. Con orgoglio. Ceno Game Studio 7 TV, intervista di Pietro, il cuore di un campione. Ogni atleta una storia, ogni momento è un'emozione, con coraggio e con determinazione. Studio 7 TV e Sport Piceno Game presentano l'intervista di Pietro, ospite della puntata. Siamo con gli organizzatori del primo torneo internazionale Val Vibrata, un torneo Torbol che porta ancora in più dimostrazione che lo sport è per tutti. Ah sì, sì, okay, sì, lo sport è per tutti, soprattutto per noi non vedenti è molto importante, perché i non vedenti spesso e volentieri, i nostri giovani sono così, i genitori li tengono un po' nella bambagia, quindi è importante che noi li portiamo fuori, li facciamo fare lo sport, perché con lo sport si ambientano ad orientarsi, a fare amicizia, a stare insieme e a rapportarsi con gli altri, quindi è molto importante, figuratevi, è importante per i normodotati, figuratevi per noi. Un torneo dove vi porta a confrontarvi con altri ragazzi, altri giocatori, e vi permette anche di migliorare nel gioco. Certo, questo è un torneo internazionale, noi l'abbiamo organizzato apposta per confrontarci con le altre squadre che un po' conosciamo, perché spesso e volentieri loro ci hanno invitato ai loro tornei, noi siamo andati, quindi li conosciamo, però per noi è un'esperienza sempre di più, perché ci porta a essere sempre più allenati, più attenti e più, diciamo, un po' più, come ti posso dire, più tra virgolette feroci nel gioco, anche se poi il gioco è il gioco, però mentre si gioca bisogna essere feroci, poi quando siamo fuori siamo amici, bicchieri e tutto quello che vogliamo fare, discutiamo, parliamo e ci raffrontiamo con tutti. E tutto questo l'organizzazione è dovuta anche all'aiuto, perché da voi da soli non è impossibile. L'aiuto sicuramente dei due comuni. È capitato un po' un periodo, tra virgolette, un po' brutto, non ci hanno potuto dare più di tanto perché siamo in campagna elettorale, tutti e due comuni, sia Sant'Egidio che Ancarano, che ci hanno dato il patrocinio, la provincia di Teramo ci ha dato il patrocinio, è intervenuta anche la regione con il consigliere regionale qui della zona, Emilio Di Matteo, che ci ha promesso pure che ci darà un contributo, adesso poi vedremo. Quindi è stato un po' più complicato per questo motivo, e quindi non sono potuti intervenire tra virgolette economicamente, però ci hanno dato il palazzetto, questo bel palazzetto, che penso che in futuro stiamo pensando di riorganizzarci i nostri campionati. E l'intento nostro, siccome qui la Val Vibrata è composta da 12 comuni, è rendere questo torneo permanenti, diciamo, spostandoci di mano in mano nei vari comuni, e se riusciremo a ampliare ancora di più le squadre e fare il torneo in due palazzetti, quindi fare due gironi che, ampliando, e quindi sarà ancora più bello e ci saranno più squadre dall'estero.
Un torneo comunque che si sta svolgendo, si è svolto in modo perfetto, una buona organizzazione che poi nel tempo andrà a crescere. Speriamo che riusciamo ad ambire a qualcosa di più grande ancora. Abbiamo lavorato molto bene, io e Italo qui a fianco a me, tutti coloro che ci hanno dato una mano, lo stesso Peppino della Top 87, la Federazione Sportiva, la FISPIC e tutta l'Unione Italiana Ciechi di Teramo, che ci ha permesso di affrontare tutte le spese che portano alla riuscita di questo fantastico torneo. Io ho dato tutto per riuscire a fare una cosa organizzandola al meglio possibile e spero che le squadre si sono trovate bene in tutto. Perfetto. Siamo al torneo internazionale Val Vibrata, prima edizione, e siamo con la Piciano Berenti. Allora, partiamo un po' al retro. Festeggiamo la promozione in Serie A e la festeggiamo in un torneo che ci permette di confrontarvi con altre realtà. Sì, per noi questa è stata una stagione esaltante sotto tanti punti di vista e per ultimo insomma la promozione in Serie A. Siamo riusciti a tornare in Serie A dopo un solo anno e oggi siamo qui per questo torneo per concludere al meglio questa stagione. Per noi è un'occasione di confronto con tante squadre anche forti, anche straniere, e è sicuramente un buon allenamento soprattutto in vista della prossima stagione in Serie A, che comunque sarà molto dura e dove dovremo dare tutto per provare a riuscire insomma a mantenere finalmente la categoria. In un torneo dove abbiamo visto giocatori con grande potenza e grandi tiri, grande potenza proprio nel tiro, quindi vi permette anche di a questo punto crescere a livello di sistema di gioco. Beh, sì, perché comunque c'è ad esempio il Nizza, c'è il Vaseland, squadre dell'estero che loro praticano questo sport rispetto all'Italia anche in maniera molto molto più assidua, quindi sia a livello agonistico che a livello di soddisfazione personale riuscire a parare quei tiri è veramente molto soddisfacente. E poi, come hai anticipato tu prima, ci prepara un pochettino alla Serie A. Diciamo che se resistiamo a questo torneo un altro anno ci spaventa un po' di meno, quindi con la nostra squadra Questa sfida la accogliamo molto volentieri. E l'ultimo, che sensazione provi a questo punto incontrare altri avversari, compagni che ti permettono anche a te crescere poi alla fine? Sì, alla fine è una scuola, diciamo una palestra di allenamento in tutti i sensi, in quanto noi proveniamo, come anticipato prima dai colleghi di squadra, dalla Serie B e diciamo abbiamo raggiunto la promozione, e per cui è una sorta di allenamento, di preparazione ad affrontare la Serie A, che speriamo che ci porterà sempre, come diceva Valeriani poc'anzi, a permanere nella Serie A insomma. Mi permetto soltanto di ringraziare i nostri sponsor che appunto ci danno la possibilità di portare avanti le nostre attività non solo agonistiche ma anche nelle scuole e tutto quello che facciamo, quindi la Fineplast, la Geta e Maxim Health, e le nostre aziende insomma che ci sostengono da tanti anni. E quest'anno abbiamo avuto anche una new entry deportata dal nostro atleta Virginio Paglia, l'autoscuola Cita di Verona del signore Angelo Speri, ecco, che ha contribuito alla nostra causa insomma, ecco. E siamo con Bergamo, siamo con un gradito ritorno per noi Dario, è da tempo non ci incontriamo. A questo punto un torneo internazionale, una prima edizione, ma vi permette oltre a voi anche ad altre squadre di incontrare altre persone, ma soprattutto anche di crescere nel gioco. Certo, è un piacere tornare da voi qui, perché c'è sempre questo calore, questo affetto che me lo gusto proprio con piacere. E questo primo torneo, io devo dire la verità, io oggi questo torneo l'ho già vinto portando con me due giovanissimi, due ragazzi di 17 anni, che è un risultato, una medaglia d'oro davvero, cioè, quindi io questo torneo l'ho già vinto con questi ragazzi giovani che giocano con me. Una squadra oggi così è, diciamo, nuova, non abbiamo mai giocato insieme in un torneo, e stiamo giocando abbastanza bene, i ragazzi si stanno, spero, anche divertendo e ben comportando. Abbiamo qua Lorenzo, credo che se vuoi dire come sta andando. Diciamo che è stata un'esperienza nuova, avendo già fatto anche tornei l'anno scorso
mi sono sentito, diciamo, a casa, accolto bene a Teramo e sì, come ha detto Dario, ci stiamo divertendo, stiamo cercando di dare il massimo, sia io che Ata, e non è ancora finita, ecco. Siamo con l'Olimpia Cosenza al torneo internazionale Val Vibrata, primo torneo, ma un torneo che vi permette di confrontarvi con altre realtà, altri modi di giocare e vi permette anche di crescere. Sì, certo, per noi è la prima volta che abbiamo partecipato a un torneo internazionale. Veniamo da una Serie A per la prima volta, quest'anno ci ha visto non che è andata bene, però ci fa esperienza e questi tornei internazionali ulteriormente ci danno quell'esperienza che ci manca, confrontarci con squadre sia italiane che estere, che nettamente sono più avanti di noi, sia a livello organizzativo che a livello anche di gioco. Noi abbiamo tutto da imparare e abbiamo anche voglia di crescere, quindi per noi questi tornei sono fondamentali affinché possiamo imparare tutto, quello che ci manca per completare le nostre strategie, il nostro organico. Una Serie che non è andata benissimo, ma l'obiettivo è comunque vada e poi penso di ritornare. Certo, siamo qua proprio a questo torneo internazionale affinché, come ha detto il mio capitano, siamo qua per imparare, per migliorare e per dare del meglio nel campo l'anno prossimo, farci questa stagione di B e puntare sempre sulla Serie A, perché comunque siamo qua per questo. E quale sensazione provi a questo punto, incontrando diversi avversari, ma soprattutto all'estero? Non parlo bene l'italiano. Sei contento? Sì. Rispondo io per lui. Noi qua quest'anno abbiamo integrato la rosa, oltre ad avere abbiamo integrato la rosa con altri stranieri, lui è di origine marocchina, lui è nigeriano e lui è italo-serbo, quindi oltre ad avere gli italiani abbiamo anche un'integrazione sociale, questo perché vogliamo che lo sport deve essere fatto a 360 gradi, non solo nel nostro piccolo, ma allargare le frontiere, quindi abbattere le barriere architettoniche affinché tutti hanno la possibilità di poter praticare questo sport. Ecco perché noi stiamo integrando anche stranieri in rosa. Loro non sono il primo anno, lui invece sì, è il primo anno che fa con noi, quindi stiamo cercando di integrare più gente possibile, sia italiana che straniera. Ore di campione, pieno di energie, di Sport Piceno Game ci porta in una nuova dimensione. Con passione e coraggio siamo pronti a brillare, e Studio 7 TV ci guida ad ogni passo. Studio 7 TV e Sport Piceno Game presentano l'intervista di Pietro, ospite della puntata.